Questa è stata un'iniziativa che è stata promossa dal nostro presidente, da Paolo Grossi, che ha trovato poi l'accordo interessato, entusiasta direi, del ministro della pubblica istruzione e dell'università. E noi giudici ci spargiamo per l'Italia, nel senso che ognuno di noi andrà in una regione e incontrerà gli studenti e i docenti di quelle regioni. Io ieri sono stato all'Aquila, è stata una cosa per me molto, direi che è una cosa che ricorderò, sembra un po' retorico dire che ricorderò sempre, però così è, perché ho trovato degli studenti appassionati, interessati, che durante tutto il discorso, durante tutta la lezione direi, ascoltavano con molto interesse, il che poi insomma mi ha convinto che quando si parla male dei giovani si parla ingiustamente male dei giovani, cioè probabilmente loro hanno bisogno di avere cose da noi, insomma, e però quando queste cose ce l'hanno le ricevono con passione, con entusiasmo. Quanto è importante parlare di Costituzione con gli studenti, con i ragazzi delle scuole? Ma il liceo mi è sembrato molto importante, perché poi dopo questa conferenza, lezione, non so come chiamarla, ci sono state tutta una serie di domande da parte dei ragazzi, moltissime, direi forse più ragazze che ragazzi. E questo è interessante, perché poi una delle domande era appunto se c'era ancora un problema di genere in Italia, c'era un problema di differenziazione, e direi quello che ho visto anche a scuola mi sembra che dimostri di no. E torno a dire, domande interessanti e domande che poi davano luogo a risposte che venivano considerate interessanti, perché vedevo che tutti gli altri studenti erano molto attenti.